Noi alle elezioni europee ci siamo presentati con un programma che aveva tra i suoi 7 punti un punto che era secondo me esattamente quello di cui stiamo parlando, che è l'alleanza tra paesi mediterranei. Perché avevamo messo questo punto? Semplicemente perché riteniamo che quel conflitto di interessi di cui parlava lei, che senza prenderci tanto in giro sta nel fatto che alcuni paesi che decidono sulle sorti dell'Europa sono quelli che hanno maggior profitto da questa Europa. Questo è il maxi conflitto di interessi in cui siamo. Questo conflitto di interessi lo possiamo sconfiggere soltanto se non è una sola voce a ribellarsi, ma sono più voci insieme. Probabilmente la cattiva sorte che abbiamo avuto alle europee di quest'anno è dovuta al fatto che eravamo ancora troppo soli. Noi vediamo con grandissimo interesse e non crediamo che sia necessariamente un processo lungo. Con grandissimo interesse l'elezione del nuovo governo greco e con lo stesso interesse guardiamo la crescita esponenziale del movimento Podemos in Spagna, perché crediamo che finalmente l'Italia possa avere, grazie a noi qui e grazie a questi due nuovi soggetti politici in Spagna e in Grecia, un alleato forte, che non abbia necessariamente una connotazione politica, ma una connotazione sociale. Sarebbe la prima alleanza internazionale con una connotazione prettamente sociale, che è quella della lotta all'austerity. Oggi, mentre venivamo con il mio collega Carlo, dicevamo che è incredibile come in Grecia si fossero lasciate 300.000 persone senza corrente elettrica e che il nuovo governo fosse riuscito a ripristinarla perché si era messo il valore del diritto di vivere delle persone alla pari del valore della moneta, che è una cosa che non dovrebbe mai esistere in un governo sano. E allora noi crediamo che abbiamo già fatto, e avete sicuramente anche visto le agenzie, una fortissima apertura anche al nuovo governo greco come a Podemos, per poter avviare un dibattito serio e serrato per far sì che la voce sia una di tutti questi popoli. E crediamo che anche con l'aiuto dell'ambasciata, io sono capogruppo della Commissione Affari Esteri per il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, anche tramite l'ambasciata, se riusciamo a stabilire un ponte forte di connessione tra noi e tutti questi movimenti europei anti-austeriti e comunque orientati al bene sociale, al bene dei cittadini, sicuramente possiamo fare qualcosa di buono anche, non necessariamente nel lungo periodo, ma probabilmente anche nel breve periodo. Lì serve però che sia una forte rete e nella rete sicuramente ci sono anche gli ambasciatori. Noi siamo qui oggi a testimoniare anche questo, che il dialogo deve esserci a tutti i livelli istituzionali e speriamo che lei ci possa dare anche una mano in tal senso. Ovviamente le lasceremo i nostri contatti.